E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video importante, perché se vedete questo video vuol dire che sto per lanciare lo store di, diciamo, magliette, t-shirt per bikers. Qua mi è arrivato uno dei primi campioni, adesso vi farò vedere. Ok, questa è la maglietta dove c'è il logo, dove c'è stampato il logo di questo, diciamo, brand che vorrei lanciare. Ok, e voilà, questa è la maglietta col logo. Guardate, questo sarà il logo. Ok, in più qua ho altre magliette in cui voglio vedere un po' la stampa, ma ok, guardate, qua ho una maglietta, tac, con questa grafichina. Anche quando non guido vado a tutta birra. Comunque, grafiche che saranno per questo store tutte in italiano. Quindi perché ho deciso di aprire questo store e comunque cercare di lanciare questo brand, perché comunque mi piacerebbe un po' creare appunto un punto di riferimento per i biker italiani, dove poter appunto poter comprare questo tipologia di t-shirt, ma ci saranno anche felpe, cappellini, un po' di tutto. Cercherò poi pian pianino di ampliare la scelta. Queste magliette per il momento non sono a stock, ma verranno prodotte a ordine, su ordinazione, verranno stampate e inviate al cliente. Che ragazzi, mi sono arrivate altre due campioni, diciamo. Uno è una maglietta con questa grafica e la stessa grafica riportata su un'altra felpa, un altro tipo di felpa. Questa è un po' più bella di quella che avete visto prima. Niente, spero che vi possano piacere questo tipo di grafiche. Appunto, quindi il lancio di questo marchio, ovvero I'm Biker. Adesso magari ci trasferiamo sul PC, vi farò vedere un po' il sito. E niente, spero che vi piaccia come idea questo, diciamo, nuovo marchio. Ecco, voglio precisare che comunque se acquisterete qualcosa da questo shop non sarete miei clienti diretti, ma sarete clienti di Hopliz, che è la piattaforma che appunto si occupa di stampare e spedire queste magliette, felpe, eccetera, questo merchandising. A me arriverà comunque qualche commissione a suo tempo, quindi per il momento, appunto, quando farete l'ordine ci penserà Hopliz a stamparvi le magliette e a mandarvele. Per questo, ragazzi, vi avviso che comunque i resi per cambio taglia e così saranno molto molto difficili, anzi non saranno possibili. Quindi cercate di prendere una taglia giusta per voi. Comunque come vestibilità è ottima, io prendo la mia taglia solita, quindi se prendete la vostra taglia solita non avete problemi, perché è molto ben vestibile come merchandising, quindi non dovreste sbagliare. Se avete una M, prendete una M e resta anche un pochino più larga, quindi dovrebbe andare bene la vostra taglia solita. Comunque passiamo al sito e così vi faccio vedere un po' come è strutturato. A dopo. Ok ragazzi, eccoci qua sul sito. Questa è l'home page dove comunque
ci sono presenti tutti i prodotti, tutta la carrellata di prodotti che poi io sono andato a dividere in tre categorie, ovvero qua sopra ci avete linea Einbiker, che sono tutti i prodotti che hanno il logo del brand, diciamo che è Einbiker. Poi ci sono tutte le magliette con le grafiche create comunque sotto mia supervisione o create da me addirittura. Periodicamente usciranno novità, quindi restate connessi. E poi ci sono prodotti un po' più di alta qualità, come questa felpa che avete visto prima, che è di una qualità un po' più bellina e costa un pochettino di più rispetto alle altre, però avete qualcosa di più. Poi magari anche qua andrò a incrementare quello che sono i prodotti. E niente, questo è tutta la carrellata appunto dei prodotti che ci sono in questo momento nello store. Non voglio creare uno store grandissimo, quindi una cosa del genere, magari aggiungere qua qualche altro prodottino, poi magari periodicamente scomparirà magari una grafica e ne comparirà qualcun'altra, quindi tenendo sempre come punto di riferimento le grafiche del logo del canale del brand e più tutte le altre grafiche che usciranno appunto periodicamente, magari sostituendo quelle che già ci sono, andando a implementare. Ecco. Poi, come vi dicevo prima, comunque qua ci sono tutte le informazioni legali e tutto. I responsabili, questo sono io. Tutti i prodotti presenti vengono stampati solo al momento dell'ordine, in base alle tue indicazioni, quindi totalmente unici e creati su misura. Effettuando un ordine all'interno di questo negozio online, il consumatore conclude esclusivamente un contratto con Oplix e non con il gestore del negozio. Pertanto, all'ordine si applicano esclusivamente le condizioni contrattuali di Oplix. Quindi io non c'entro niente, io creo solo quello che è le grafiche e tutte queste cose qua. Qua ci sono le condizioni di vendita. Come vi annunciavo prima, i prodotti che vengono fatti sono fatti su richiesta o vengono stampati al momento del vostro ordine, e quindi non è possibile avvalersi del diritto di recesso nel caso in cui il prodotto non vi soddisfi. Cioè, però qua vi dicono che comunque se ci sono prodotti difettosi, comunque la merce viene sostituita. Ad esempio, c'è la maglietta strappata, la grafica che tutta fa schifo e tutte quelle cose lì, i resi ci sono, ma come cambio taglia, come vi dicevo prima, non c'è. Quindi vi avviso in questo video, così almeno mi paro le mani, non siete comunque miei clienti, ma clienti di Oplix. Spero che vi possa interessare come idea e niente. E niente ragazzi, questo era un po' come è strutturato il sito. Appunto, per il momento sarà in questa maniera, ovvero se comprate sarete clienti diretti Optix e non miei, però voglio precisare che comunque se la cosa prende piede, mi piacerebbe creare uno stock appunto per poter soddisfare di più appunto il cliente con la possibilità di cambio taglia e tutto, però comunque la cosa deve avere un certo successo per poter permettermi di appunto crearmi uno stock e fare comunque un business un po' più serio di questo, anche se comunque penso che come partenza possa essere una cosa interessante. Io spero che comunque queste grafiche vi interessino, spero che il progetto comunque vi interessi e niente, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Se volete acquistare, sarò ben lieto, magari
Vi lascio anche la pagina Instagram su dove potete magari postare delle foto quando vi arriva la maglietta, mi taggate sulla appunto la pagina di imbiker.it. Io per il momento vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale per sapere un po' i progressi di questa cosa anche, e vi ringrazio ancora e ciao ciao! Thank you.